Ma che palle, Sid Insin, veramente ragazzi, non se ne può più. C'è un video che devo rispondere, perché mi ha colpito veramente al cuore, qui mi ha colpito. So, here we go. Innanzitutto non sto parlando dell'ambito di YouTube Fitness, ma di persone che stanno anche in TV. Sì, parlo proprio di te, mia cara Taylor Omega, perché non si può assolutamente sentire quello che tu stai andando a dire in giro, che non riesci a vivere se non hai 1 milione di euro al mese. Tutti quanti questi soldi per che cosa? All'intervista appunto che è uscita da Barbara D'Urso, ha descritto palesemente la sua giornata, tipo si alza, inizia con un po' di shopping, poi qualche messaggino per rilassarsi e poi dopo qualche selfie. Questo è il suo tipo di giornata. E mi chiedo, come fa a guadagnare? Prendiamo appunto l'intervista sotto mano, così la leggiamo assieme. Allora, innanzitutto, dall'intervista che è stata fatta, Barbara D'Urso fa subito notare alla nostra cara Taylor Omega che c'ha un orologio con dei diamanti. E Taylor Omega sottolinea che questi diamanti sono veri, oltretutto. A questo punto viene mandato in onda un video della sua giornata tipo della giovane influencer, dove inizia a far vedere che inizia a fare un po' di shopping, così, giusto per iniziare la giornata e spendere un po' di soldini. Dopodiché passa appunto a messaggiare un po' per rilassarsi e poi nel mezzo di quello che fa qua e là si scatta qualche selfie. Questo, ragazzi, è la giornata tipo di Taylor Omega. Bene, la frase che ha utilizzato lei è la seguente: io faccio l'influencer marketing. Ma che cazzo è l'influencer marketing? No, spiegatemi ragazzi, che cos'è adesso l'influencer marketing? Perché lei ha specificato che non è un influencer, ma è un influencer marketing. Quindi che cosa dovrebbe essere questa persona? Partiamo dal fatto, ragazzi, che io odio la parola influencer, perché la parola influencer sembra che io sono il più bello, io so fare tutto e tutti quanti devono copiare da me in base a come mi vesto, in base a quello che faccio. Quindi assolutamente no, la parola influencer dal mio punto di vista non è assolutamente da usare. Piuttosto puoi dire: sono un personaggio pubblico, ho tanti follower e ho delle responsabilità. Cioè, pensate alla sensibilità, cioè bisogna anche pensare alla sensibilità di quelle persone che non arrivano alla fine del mese. Questo, ragazzi, è il perché di questo video. Ovviamente per tutti quanti coloro che ci seguono già, ma per coloro che comunque non mi conoscono, io tutti i giorni lavoro, aiuto la mia famiglia in stalla, vado in fabbrica, mi faccio i miei allenamenti e aiuto il più possibile la mia famiglia. Questa, chiamiamola cosa di YouTube, siamo 6 ragazzi, se non c'eravate voi, a me, chi mi conosceva? Se domani non c'è un pubblico, io non sono nessuno. Quindi bisogna sempre pensare soprattutto anche alla responsabilità dei messaggi che vengono mandati. Famiglie, ragazzi, che non arrivano veramente alla fine del mese, che fanno fatica a prendere 1000, 1200 euro tutti i mesi e hanno magari anche da far campare dei figli, un figlio, due figli, gente che ammucchia 50 euro ogni mese per magari comprarsi un vestito in più, andare fuori a cena con la ragazza una volta in più a settimana, per dire, o al mese. E qui di cosa stiamo parlando, ragazzi? Cioè, qui sembra che il valore dei soldi qui non è niente. E tu mi vieni a parlare che se non hai 1 milione di euro tu non riesci a mantenere il tuo stile di vita, mia cara Taylor. Cioè, ricordiamoci sempre che di fronte a noi non solo c'è una telecamera, c'è una telecamera con tantissime persone che su Instagram, Facebook, TV, tutta la varia piattaforma dei social che vi possono venire in mente, ci sono persone che ci ascoltano e credono nelle nostre parole, cioè credono in noi, ci vedono come un punto di riferimento. Quindi Che cosa potrebbero pensare queste persone quando vedono, quando tu dici un'affermazione del genere? Qui la gente a sto punto che cosa gli viene in mente? Gli viene in mente che tutta la vita gira intorno ai follower, quindi devo per forza fare una foto ancora più nuda per fare più like, devo fare una foto, non so, in cima alla Torre Eiffel dove rischio la vita per fare ancora più visualizzazioni, ancora più like e commenti. Ma dove stiamo andando a finire? La vera importanza, ragazzi, non è avere i follower, ma è usare questa. Se veramente vuoi avere dei soldi nella tua vita, fallo con l'impegno, con il duro lavoro, usando la testa.
conosco ragazzi tantissime persone che hanno fatto solamente la terza media e hanno costruito imperi e danno da mangiare a tante famiglie. A volte ragazzi i social sono veramente pericolosi perché abbiamo a che fare appunto con delle persone che sono facilmente influenzabili, che appunto non usano del tutto la propria testa e si fanno trascinare dalle parole, da quello che vedono, quindi tutto ciò che sentono da quella persona che secondo loro è importante diventa tutta verità, ma non è sempre così. Cercate ragazzi sempre di pensare e di agire sempre con la vostra testa. Ragazzi, quando avete lo sfarzo, il consumismo estremo in molti profili, occhio! Poi questa storia che hai bisogno di 1 milione di euro per campare, cioè nessuno ti ha obbligato a comprare l'orologione con i diamanti, il macchinone, quello e quell'altro perché vuoi fare la bella vita. Io capisco che se, adesso non so che tipo di macchina abbia ovviamente, io capisco che se compri un Ferrari o un Lamborghini di assicurazione, benzina, bollo e quant'altro costerà sicuramente di più di un Panda del cavolo a metano che ho io. Io capisco che devi andare in giro con l'orologione tutte le volte della Rolex con tutti i diamanti e dopo un mese esce quello nuovo e lo devi subito andare a comprare. Vi ci state mettendo voi dove per forza volete acquistare sempre delle cose nuove. Nessuno vi obbliga ad andare tutti i giorni a fare shopping. Io penso che vado a fare shopping una volta ogni 6 mesi, quando ci sono i saldi. Molte volte compro su Wish, la roba arriva sempre, pago 10 euro un giubbotto e vi andare, ed è bello come quello che lo paga 100 euro, tanto quello che lo paga 100 euro il giubbotto, anzi poi li paga anche di più, sai quante volte li usano? Una volta, 2 volte o 3 volte massimo, e dopo ne cambiano e dopo lo cambiano di nuovo, ne comprano uno nuovo. Almeno io, vedi, me lo compro 10 euro il mio bel giubbettino e mi dura anche un anno, poi si rovina perché è fatto di un materiale del cacchio, perché è mai in Cina, che intanto lo sappiamo tutti quanti che tutto viene made in Cina, anche l'iPhone, se leggete dietro c'è scritto imballato in Cina, no, assemblato in Cina, quindi bene o male tutto quanto arriva da lì. Tanto io spendo 10 euro per una giacca, me la tengo un anno, si rovina, ne comprerò un'altra, altri 10 euro per l'anno dopo, per esempio, sempre meno di quello che spendono gli altri. Ovviamente per il fatto dell'orologio non mi sto riferendo a te Fede, lo sappiamo tutti quanti che i tuoi orologi sono falsi, come anch'io che sono sempre secco. Facciamo così allora, mia cara Taylor Omega, facciamo scambio, facciamo che provi tu a fare col mio stile di vita a vivere con 1000 euro e invece io provo con il tuo stile di vita a vivere con 1 milione. Sai che ci faccio con 1 milione? Innanzitutto aiuterei i canili, per esempio, poi magari qualche soldino in beneficenza che facciamo? Lo diamo? Ma dai! Ne abbiamo così tanti, 1 milione al mese. Io penso che alla fine dell'anno 1 milione al mese quanto fa? 12 milioni. Quell'altro poco di soldi aiuterei sicuramente la mia cara mammina, che cercherei di aiutarla con la casa, di metterla a posto, così anch'io sono molto più tranquillo e sereno. Aiuterei sicuramente il mio caro papà e aiuterei la mia sorella con i soldi per pagare gli studi. Bene ragazzi, tutta quanta questa parpardella per dirvi che non cercate di non prendere esempio questa gente, perché andrebbe veramente mantenuta a pane d'acqua. Ciao, la mia infanzia con Manders, da dove partiamo? Vabbè, da quando avevo 3 anni i miei genitori si sono separati, quindi un botto di anni fa almeno. Poi ogni anno, per motivi di lavoro di mia madre, ogni anno cambiavo tipo di scuola. La prima elementare mi sa che la feci a Ravenna, mi sa. Seconda elementare non so dove, la terza a Riolo Terme, quarta qui a Castello. Vabbè, comunque si era scombussolato un po' di qua, un po' di là, eccetera eccetera. Una cosa interessante, quando ero, mi sembra, o prima o seconda elementare, che mia mamma si alzava alle 5 del mattino per andare a fare poi la cameriera. Sapete come andavo a scuola io? Anzi, metteva la sveglia mia mamma alle 6, io mi alzavo, mi facevo la mia colazione che me la lasciava pronta mia madre, e poi scendevo giù di sotto, sapevo che passava l'autobus che mia mamma mi aveva insegnato, prendevo l'autobus e andavo fino a Ravenna, da Lido Driano fino a Ravenna a scuola. A 6-7 anni prendevo già l'autobus da solo per andare a scuola, perché ovviamente mia mamma si doveva alzare prima. E siediti, draghino, devi cercare la posizione, eh. Già in prima elementare già prendevo già l'autobus da solo per andare a scuola, quindi pensiamo che sbuzzo. Io, per dire, già dall'età di 14 anni
ho iniziato già ad andare a lavorare e pagare l'affitto, perché devo dare un aiuto economico comunque sia a mia madre. E quindi quando la gente dice, ah, non sai neanche mettere le H, bla 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 bla, ma almeno sapete per quale motivo? Tu hai avuto la fortuna magari di farla prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta superiore. Io sono andato fino alle medie e buona grazie, è buono. Vabbè, sì, ho preso un attestato dai.